mandato. E vorrei riprendere alcuni elementi degli interventi di De Magistris e di Leonora. Io sono molto d'accordo che bisogna cominciare a parlare chiaro, cosa che negli ultimi 15-20 anni le varie sinistre, parlo di sinistre, PD non ce lo metto bene, le varie sinistre non hanno saputo o voluto fare. Parlare chiaro, secondo me, vuol dire, come ci insegnano i nostri grandi maestri del materialismo storico, ancorarsi alla storia, come ci insegna anche Gramsci. Vuol dire smetterla con le balle, smetterla con i miti. Allora scusatemi se sarò un po' polemico, mi divento attento. Sentire esaltare la riunione del 44 che diede vita all'UNESCO è sicuramente giusto. Ma questa contrapposizione tra una Europa che nel 44 stava scegliendo la via della collaborazione e della pace e l'orrenda Unione Europea asservita alla NATO e agli Stati Uniti di oggi è assolutamente falsa. Perché in quel 1944, mentre ci si riuniva a Parigi per fondare l'UNESCO, iniziava da parte delle forze inglesi, in piena ancora guerra contro il nazifascismo, il massacro dei partigiani comunisti greci dell'Elas utilizzando i collaborazionisti fascisti greci. Nel 1945, quegli Stati Uniti che ci apparivano tra i cofondatori del nuovo ordine che ripudiava la guerra, e cioè dell'ONU, di quel Consiglio di sicurezza che non a caso rappresenta le cinque potenze vincitrici, quegli Stati Uniti lì, non per sconfiggere definitivamente il Giappone, ma per mandare un chiaro segnale all'Unione Sovietica, usano le bombe di Hiroshima e Nagasaki, l'unico caso finora nella storia mondiale di uso dell'arma atomica. L'8 maggio del 45, quando in Europa sta finendo la guerra, che si conclude nella notte dall'8 al 9 maggio, e in Algeria, i patrioti algerini, la popolazione algerina scende in piazza per celebrare la vittoria sul nazifascismo, pensando che questo voglia dire anche la fine del colonialismo francese, e lo stesso avviene in Marocco. E ci sono dei massacri inauditi fatti dalle truppe francesi, quelle golliste, quelle della liberazione, dei patrioti algerini che credevano, poveretti, che la liberazione riguardasse anche loro, un po' quello stesso errore che avevano fatto gli haitiani al tempo della rivoluzione francese, quando credevano che libertà, egalità e fraternità riguardasse anche loro, e poi i rivoluzionari francesi erano andati a ammazzarli a cannonate dicendo: no, voi siete negracci e quindi a voi questo non spetta. In quello stesso momento, nel 45, le SS ucraine, i collaborazionisti della divisione Galizien, oggi, anzi, 2014 considerata eroe nazionale nella democraticissima Ucraina che noi difendiamo, nel 1945 quelle SS si arrendono agli angloamericani e il generale Anders, polacco anticomunista che faceva parte delle forze militari dell'ottava armata inglese, li salva e dice: no, questi non si può applicare l'accordo che avete fatto con Stalin, che i cittadini sovietici collaborazionisti gli vanno consegnati. Cosa che è successo ai tatari, ai caucasici, ai ceceni, eccetera. No, questi io li considero tutti polacchi e quindi vanno salvati. E questi emigrano in Australia, Canada, Stati Uniti, e lì organizzano associazioni neonaziste che educano i loro figlioletti e i loro nipotini, lì si arricchiscono con i soldi dell'oro che si sono portati in tasca strappato ai denti degli ebrei massacrati, lì entrano in collegamento con i servizi segreti americani e inglesi, come del resto ha fatto il generale Gehlen, come del resto ha fatto von Braun e tanti altri nazisti criminali riciclati immediatamente, ancor prima della nascita della NATO,
nella guerra fredda da parte degli inglesi e degli americani, e quando nel 91 crolla l'Unione Sovietica, i nipotini di questa gente sono quelli che tornano in Ucraina a fondare Svoboda, Pravi Sektor, Battaglione Azov, Battaglione Aidar, eccetera, 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 in una continuità totale che passa attraverso l'armadio della vergogna, e cioè la non punizione dei criminali fascisti nel nostro paese, che passa attraverso il ruolo che Gladio prima, Gladio la Nato poi, hanno avuto nello stragismo nero in Italia da Portella della Ginestra del 1947 in poi. Ma di che stiamo parlando? Dov'è il peggioramento negli ultimi anni nella politica della NATO, che è diventata aggressiva, che ha cambiato la sua natura? Ma di quale natura stiamo parlando? Quando Sandro Pertini nel 1949, nel motivare il voto contrario all'adesione dell'Italia alla NATO da parte del Partito Socialista, non nemmeno solo del Partito Comunista, lui parlava a nome del Partito Socialista, nel 1949 Pertini dice: la NATO è un organismo aggressivo creato per distruggere l'Unione Sovietica, e siccome l'Unione Sovietica ha dato un contributo decisivo alla sconfitta del nazifascismo, io, Sandro Pertini, non approverò mai l'adesione del paese nato dalla resistenza alla NATO. 1949, ma dov'è il peggioramento della NATO avutosi negli ultimi anni? Ma non prendiamoci in giro, c'è una continuità nera dal 1944 al 2014 al 2022 di una realtà strategica, politica, che è servita, serve e non può non servire, non stupiamoci, a un solo scopo, quello di mantenere l'egemonia di un paese come gli Stati Uniti, che senza la possibilità di quella egemonia politica sul resto del mondo, senza la possibilità di continuare la loro rapina economica, senza la possibilità di continuare a spacciare carta straccia chiamata dollari e ad avere il debito estero più alto del mondo, sarebbero ridotti economicamente come lo Zimbabwe e sarebbero ridotti politicamente come la ex Jugoslavia, frantumati in 18 stati diversi in guerra civile. Per evitare questo è nata la NATO, per evitare questo ci siamo asserviti alla NATO, e quindi quello che sta succedendo oggi, noi siamo capaci di spiegare alla gente che ci stanno prendendo in giro, e che questa è soltanto l'ultima casella di un gioco dell'oca che è iniziato nel 1944, che non è ancora finito, e che con le responsabilità dell'autocrate Putin, del pessimo Brezhnev, dell'orrendo Mao Zedong, del satana Saddam, non ha niente a che vedere, perché l'avrebbero fatto anche con il gattino di casa nostra. Questa politica è una politica che tende alla sopravvivenza di un impero basato sul genocidio e sulla rapina. E se noi continuiamo a essere i servi, i maggiordomi di questo impero, non ci possiamo lamentare se domani mattina un missile Sarmat colpisce l'aeroporto di Centocelle, base del Covi, e con esso distrugge 3 milioni di romani. Grazie. Grazie, augurandoci che